Allora, siamo felicissimi di essere qui questa sera. Siamo Carlo e Giorgio e siamo qui dal Summer Festival di Milano. Ecco, siamo due cani qui sulla tavola e saremo ancora più due cani poi lì sul palco. Non siamo i soli a pensarlo. E al Milano Summer Festival incontriamo con piacere Carlo e Giorgio. Sì. Buonasera. Buonasera, chi è Carlo, chi è Giorgio? Buonasera, buonasera. Sì. Siamo al Summer Festival. Ritorniamo al Summer Festival. Dopo quanti vent'anni? No, dai, non mi ricordo. No, da quando? Che veniamo? Che veniamo, no? Ah, che veniamo non mi ricordo. Che non venivamo? Che non venivamo, due anni. Sì, due anni. Due anni. Due, forse tre. Ecco, ecco. Vogliamo parlare dell'autobus? Questo crogiuolo multirazziale nel quale appena entrato ti guardi e pensi. Uno. Ma sono l'unico italiano. Pensate del palco? Grande palco. Ho visto che quest'anno non c'è la passerella e francamente se come artisti, insomma, esibirsi con la passerella, ecco, era un po' un problema, come modelle, ecco, senza passerella, un po', ecco, veniamo un po' penalizzate. No, un grande palco e un grande Summer Festival, veramente. Ecco. Che estate è quella di Carlo e Giorgio? È piena di zanzare, perché si ricorda beccarmi adesso. È un'estate caliente. Stiamo lavorando bene, non ci possiamo lamentare, siamo contentissimi. Lavoriamo, sì. Ma non troppo. Nel non senso troppo. Che ogni tanto riusciamo anche a ritagliarci del tempo per stare al mare, fare le nostre cose, ecco. Stiamo bene così. Ci sarà un vostro ritorno in televisione? Guarda, adesso, in questo momento. In questo momento, perché altrimenti la domanda dovremmo girarla ad altre persone, non a noi, grazie. E che soprattutto è una minaccia questa o una speranza? Esatto. Una speranza. Bisognerebbe chiederlo al pubblico, non a noi, grazie comunque. Mai dire mai. Allora, ciò, chi ha già calla me che manda il video del dialecita di Sone Voda. Per cui non sei venuto oggi al corso, eh? Ah, ma sei morta! No! Peccato! No, perché avevo ritoccato la foto poi a pigrafe con Photoshop! Fa niente, a è buona, va, non manca tanto! Ma perché piacete così tanto? Che siamo belli! Perché siamo... Per te Miss Italia finisce qui. Ma fai le domande sempre alle persone sbagliate. Non lo so. Non lo so, è un mistero. Un mistero. È quarto, de Fatima. E tu dovresti saperlo, ecco. Perché dietro alla telecamera si cela una persona che ci conosce molto bene e da lungo tempo. L'occhio del grande fratello. Nocio! Un saluto a chi ci sta guardando. Ciao amici, grazie. Continuate a seguirci. Ciao, grazie mille. Ciao.